L'home sharing penso che sia una modalità di viaggiare diversa, nuova e che permetta un'integrazione del turista che viene visto non in maniera turistica. È quello che provo a fare con i miei tour, quindi portare le persone a vivere Bologna come locali, come gente del posto, quindi con gruppi piccoli che possono conoscersi, parlare tra di loro e conoscere le realtà in cui porterei i miei amici, insomma, le persone che amo. E quindi penso che l'home sharing abbia proprio questa funzione, ossia riesca ad integrare le persone che arrivano a Bologna o in Italia con tutto ciò che li circonda, senza vederli come soggetti esterni che abitano la città per qualche giorno e poi la lasciano, ma che lasciano sì una traccia, però con un impatto positivo. Non devono essere visti come soldi che transitano per le vie, ma come persone a cui possiamo dare suggerimenti per vivere dei bei momenti all'interno della nostra città. Itaca la conosco da molti anni e l'ho sempre ammirata molto e mi fa piacere farne parte quest'anno come Taste Bologna. Itaca è casa, è viaggio andata e ritorno verso casa. E è una bellissima iniziativa, mi fa piacere che anche si stia diffondendo in altre parti d'Italia, perché promuove un tipo di turismo assolutamente virtuoso, quindi sostenibile, cercando di utilizzare mezzi ecologici con basso impatto su ciò che ci circonda, e sono molto fiero di farne parte.